fammi indovinare. Stavi girovagando per il nostro canale, ti sei imbattuto in queste parole: Barbar, hai visto che ci sono più playlist adesso dedicate, ma vedi all'interno ci sono decine e decine di video, forse una cinquantina se li sommiamo. E allora ti domandi: ok, potrebbe interessarmi, ma è troppo lungo. E allora come faccio? Fidati, hai aperto il video giusto. Vedi, Barbar è il progetto con cui questo canale ha avuto inizio, è qualcosa a cui siamo molto legati e molto difficilmente noi smetteremo mai di fare qualcosa adesso dedicato, e lo stiamo più o meno affrontando in tutte le salse del mondo. È comunque vero, e lo devo ammettere, è molto molto lungo, e soprattutto per una persona appena arrivata, avvicinarsi ad un prodotto del genere, le cui almeno prime 15 puntate sono nell'amatorialità totale, è una problematica da affrontare. E allora come fare? Nel 2016 i Tizi Recorti hanno lanciato questa cosa che si chiama Tizi TV e che non vi sto qui a spiegare, vi linko qualcosa che ne parla qui da qualche parte, dove all'interno sono contenuti tra i vari format anche delle cose che si chiamano Barbar Flash. Che cos'è un Barbar Flash? È un episodio di Barbar modello. Ovvero, è qualcosa che non porta avanti la trama principale, perché quello lo faceva la serie classica, quella che è numerata dagli episodi 0 fino al 20 parte 3. In totale sono 27 episodi. Quello che invece fa Barbar Flash è farvi capire che cos'è Barbar in pochi minuti, in 2 o 3 minuti. Mescolarvi tutti gli ingredienti che hanno fatto sì che quella serie venisse portata avanti per anni, riproporre i suoi sketch, riproporre i suoi personaggi in delle chiavi completamente originali. Sono degli episodi nuovi di Barbar, ma più corti, che vanno dritti al punto. Ora, io non so in quale momento voi stiate guardando questo video, vi posso dire che nel momento della registrazione sono già stati fatti 3 Barbar Flash e uno è sicuramente stato pubblicato. Per il resto mi risulta difficile consigliarvi di guardare la serie classica, quella numerata per intenderci, perché comunque gli episodi di Barbar sono molto collegati l'uno all'altro e per seguirla con simpatia e con divertimento dovreste prendervi una buona serata e iniziare dall'episodio 0, perché anche se c'è dell'amatorialità, fidatevi che il modo per sorridere l'abbiamo trovato anche anni e anni or sono. Per il resto è chiaro che le Olimpiadi di Barbar, che sono gli episodi 20 parte 1, 20 parte 2 e parte 3, sono i migliori da un punto di vista tecnico e non solo. Ci sono tutte le sottotrame delle precedenti puntate che vengono a chiudersi. Se volete recuperarvelo, io vi sconsiglio di prendere una puntata a caso. Prendetevi piuttosto questi Barbar Flash, che sono delle pilloline. Capite se la cosa può interessarvi e nel caso iniziate. Io vi ringrazio di avermi ascoltato, spero di esservi stato utile. Nel caso fatemi sapere qui nei commenti quali episodi di Barbar avete preferito. O se avete intenzione di iniziare la serie, io potrò essere ancora qui a rispondervi e a darvi ulteriori consigli. Un saluto e alla prossima!